Eccoci qui ragazzi, eccoci di nuovo su Seven Deadly Sin. Vediamo un po' se cosa troveremo, visto che fra un po' potremo pescare. Tutto va bene, due belle multi, non ce le leva nessuno. Poi hanno messo la nuova pescata di Ban che è uno dei tre double S del gioco. E non mi dispiacerebbe trovarlo. Non lo troverò ovviamente perché ha un rate imbarazzante, però io intanto pesco, così ho più medaglie da utilizzare per prendere, come si chiama il biondino? Hauser. Sì, vabbè, quello là. Vedremo il da farsi. Allora, che dobbiamo fare qui? Ah sì, dobbiamo fare questa qua. Allora, 5 volte. Impostato, vai. Questa è tutta una fase molto da farmoni, quindi non c'è molto divertimento in tutto questo, però tocca farlo e io lo faccio e nessuno mi fermerà. Beh, oggi per la live mi ha fermato la connessione, purtroppo da quando c'è questa quarantena stanno tutti attaccati a internet, quindi le connessioni vanno come vanno. Poi io sto in un quartiere molto ricco, quindi è un po' complicato qui. Bravo Sgarbi. Mi pare giusto. No, beh, questa l'avevo già vista. Questo qual è? Ah, vediamo questo. Quello che si ripeteva questo, mi sa. Vabbè, sentiamo.
Thank you.
Allora, io non so se sei lo stesso di ieri, ma ti ho già risposto. L'anime l'ho già visto. Quindi penso che stavolta forse mi hai sentito. Sempre se non te ne sei andato di nuovo, come hai fatto ieri. Quindi, che vieni a fare qui a chiedermi di vedermi una cosa senza sapere? Non ha molto senso, capito? Sto giocando a questo gioco proprio perché amo l'anime. Sono calmo, semplicemente trovo strane queste, chiamiamole affermazioni, come sono, insomma, senza sapere, capito? Sì. Per cellulare o tablet. Poi vabbè, se hai anche un emulatore puoi giocarlo anche su PC volendo. Ed è fatto veramente bene, eh.
Cioè, per come è fatto non sembra nemmeno un gioco per cellulare. Tipo la storia è piena di filmati, tutti fedeli all'anime. Cioè, per farti capire, cioè io finora lo sto seguendo e sto vedendo la somiglianza. Cioè, uno che non ha visto l'anime e vede questo è quasi la stessa cosa per quanto è fedele. Questa cosa è notevole per essere un gioco nato sul cellulare, eh. Ne ho giocati diversi, ma uno così mai visto. Poi anche graficamente è bellissimo da vedere, tutto in italiano. No, davvero un ottimo titolo. Cioè, se sei un fan di questo prodotto, te lo consiglio. Adesso con la storia coprono più o meno l'arco narrativo della prima serie. Ma è anche giusto, alla fine è appena uscito, quindi, anzi, è già tanto quello che hanno messo. Dell'anime ho visto le prime due stagioni, sto aspettando che concludano la terza e poi mi vedo anche quella.
Diciamo che non riesco a sopportare un episodio a settimana, quindi aspetto sempre che concludano le stagioni. Ma prevalentemente li guardo su Dream Sub, mi trovo abbastanza bene. Vabbè, questi qui di Nanatsu stanno anche su Vid, però come alternativa uso anche Dream Sub. Sì, vid. Guarda, io lo sto vedendo in giapponese con sottotitoli in italiano. Quindi, che lo sappia, non l'hanno ancora doppiato. O almeno quando ho iniziato a vederlo io non c'era il doppiaggio in italiano. Poi non so se adesso l'hanno fatto. Comunque in generale quando non sono doppiati lì li trovi in giapponese con sottotitoli in italiano. Ah, vuoi il sito? Vuoi il sito di Vid? Ti mando direttamente il link che c'ho io. Guarda, ti mando direttamente il link che c'ho di Dream Sub, perché io lo sto seguendo su Dream Sub. Tieni. Ora non so dove sei arrivato tu, eh. Io ti ho mandato direttamente la terza, però su Dream Sub trovi anche le altre due. Cioè, ci dovrebbe essere anche il film. Sì, c'è anche il film. Yovie. Che altro ci hanno messo? Sì, vabbè, sì, questa roba qua. No, comunque come sito te lo dico è molto fornito, eh. Io tutto quello che voglio lo trovo quasi sempre. Abbastanza raro che non riesco a trovare qualcosa che mi interessa. È una lista abbastanza lunga, quindi. Stanno abbastanza al passo coi tempi.
Il mio personaggio preferito nell'anime? Beh, guarda, sono un po' tutti molto interessanti, caratterizzati molto bene. Però, se ti devo dire dei nomi, mi piace parecchio Ban l'Immortale. E secondo a lui, personaggio che ancora devo vedere bene, però mi piace molto ovviamente Arthur. Re Arthur, lui è un personaggio che ho sempre apprezzato anche in altri prodotti che ho visto, fra film e anche altri anime, quindi ogni volta che c'è Re Artù, insomma, mi gaso parecchio. Poi vediamo un po'. Escanor? Anche Escanor non è male. Anche se i personaggi troppo grossi non mi fanno impazzire, però mi piace proprio il suo modo di essere. E quando c'è quel suo cambiamento, capito? Da magrolino a grosso. È molto particolare. Poi anche Merlin non mi dispiace. Allora, qui abbiamo fatto. Vediamo un po', va. Guarda, se è una cosa che hai letto nel manga o sta nella terza serie, evita di dirmelo perché io odio gli spoiler. È una cosa che mi sta proprio sulle balle, quindi lascia stare se riguarda quello. Anche perché è un prodotto che mi interessa parecchio. Allora, porta a termine, forza segreta, attributo forza migliorato. Ma l'ho fatto, non va bene. Forza miglioramento. Aspetta, devo sbagliare. Era questo. Rifacciamo. Strano. Allora, ti capisco anche a me. Io quasi picchiamo una bambina perché mi stava spoilerando tutto il capitolo 3. Cioè, a me piace avere l'emozione di scoprire le cose proprio nel momento in cui le vedo, capito? Se tu già me lo dici, quando poi la vedo, non mi sa di nulla, non mi trasmette niente, capito? Non c'è la gioia o il dolore, capito? Non c'è il colpo di scena. Perché io le guardo queste cose? Per sorprendermi, capito? Per interessarmi man mano che le vedo. Se so già le cose, che lo guardo a fare? Non me ne frega più nulla, capito? Beh, tutto quello che so. Io, a parte aver visto degli anime su Rare 2, dei film, poi vabbè. Come si chiamava quello? Il cartone della Disney, classico. Poi, aspetta. Beh, sì. Questo, capito? Il re della tavola rotonda. C'era cosa. Come cazzo si chiamava? Lancillotto, che si credeva tanto suo amico, invece gli trombava la moglie. E poi alla fine si è trovato. C'è un bellissimo film che ti consiglio. Che si chiama, aspetta, Excalibur dovrebbe chiamarsi. Quello è il film più fedele fra quelli che hanno fatto su di lui. Vediamo un po' se è lui, eh. Sì, Excalibur, te lo consiglio. È crudo, eh. È anche drammatico. Ti mando il wiki così ti fai un'idea.
È del 60, è d'81, però ancora adesso è un gran bel film. Secondo me ancora ora è il migliore su Re Artù. E ne hanno fatti diversi, anche più recenti, però non mi hanno convinto granché, mentre questo è veramente figo. Poi comunque tutti questi film, questi prodotti con armature scintillanti, medioevo, mi ha sempre affascinato la cosa. Intendo quello dell'anime. Aspetta, ascolta, però ti spiego una cosa. Quello dell'anime che ho visto è una roba abbastanza datata che io la vidi, mi piacque, ok. Però non so se ora come ora. Ma non so quanti anni hai tu, però non so uno come ora se lo guarderebbe, capito? Perché è invecchiato un po' male. Però te lo dico, aspetta un attimo, mi devo ricordare il nome esatto. Fammelo ritrovare. Perché ormai hanno fatto così tante cose su Re Artù che... Allora, guarda, intanto ecco, una cosa più recente che ti posso consigliare è Fate. Perché su Fate c'è Re Artù. In versione femminile. Però c'è. Quindi, se non l'hai mai visto, ti consiglio la saga di Fate. Eh sì, ti consiglio di vederti quello. Vabbè, se vuoi una cosa più fedele. Aspetta, fammi vedere come si chiamava. Dovrebbe essere questo. Ok, allora dovrebbe essere questo qui, però è del... Sì, è dell'80 anche questo. Questo diciamo che come storia è quello più fedele come trasposizione ad anime. Se no, se vuoi una cosa più recente ma molto diversa, ti consiglio Fate. Fate Stay Night. Tra l'altro di quello da poco stanno completando dei film che si chiamano Fate Stay Night, Heaven's Feel. Comunque basta che su Dreams Up scrivi Fate e trovi tutto quello che lo riguarda. Non so nemmeno se sei ancora presente a sentire quello che ti ho detto, però facciamo finta di sì. Ah, ok. Vabbè, e di lui, vabbè, per adesso conosco ancora poco. Perché è un personaggio che non si è ancora fatto notare tantissimo. So che è il Re Artù che conosco io, però voglio vedere nella terza serie se faranno vedere di più, capito? Cioè, per quel poco che l'ho visto nella prima e nella seconda, mi piace per il personaggio che rappresenta e per l'armatura che ha. E poi quando lo vidi la prima volta avevo intuito che era lui perché lo vidi accanto a Merlin, quindi avevo capito che avevano fatto il collegamento fra di loro e ci sta alla fine. Anche se vedere un Merlino con la figa è stata una cosa molto simpatica, sì, ci mancava. Allora, vediamo un po' se è andata. Dicevi, ti stavo per spoilerare tutta la...
Io te l'ho detto, qualsiasi cosa sai che è avvenuta dopo la seconda serie, per favore non me la dire. Me l'ha sbloccata la missione. Sì. Ottimo. Vai. Ecco fatto. E no, perché parlando di Re Artù non avevo capito che volevi intendere solo lui, capito? Siccome ho visto parecchie cose a riguardo, pensavo che volevi che ti consigliassi qualcos'altro. Ok, questo l'abbiamo fatto. Ok, adesso dobbiamo fare queste missioni qua. Quattro, 25, 26, 27. Allora, della trama sono arrivato praticamente. Aspetta, perché ultimamente mi sto chiudendo parecchio nelle secondarie. Però mo te lo dico subito. Che ha così tante secondarie che certe volte ti perdi un po'. Fammi vedere dove ero rimasto nella trama. Ah, sì. Sono arrivato al pezzo che ho incontrato Gautler. E ho sconfitto la corazza gigantesca che c'era dentro un cavaliere che era diventato demoniaco. Lì ero arrivato. Che all'inizio si credeva fosse Gautler, invece no, era un poveraccio che era finito dentro la sua armatura. E la trama continua, eh. Sono io che mi sono fermato per fare le secondarie. Perché completandole mi danno un sacco di pietre per farmi le multi. Siccome sto ancora all'inizio, più multifaccio meglio è.
Ah, hai un altro profilo? Wow. Ma come mai due profili? Cioè, si può sapere, se non è un segreto di Stato. Dal nick avevo intuito che era un account abbastanza buffo. E a chi sei abbonato? Chi sono i tuoi beniamini? Fixian. Considera che non sono uno chissà quanto attivo a guardare gente, cioè ogni tanto guardo così randomicamente, ma che cosa fa questa Fixian? Non so nemmeno se è un uomo o una donna. Qui mi ha trovato un Feixian. E a vederlo sembra una ragazza, sì. Sì, si chiama Feixian 1412, credo che sia maschio. Ah, quindi questo è un travestito? Però. Che non lo so, magari sto guardando la persona sbagliata, ora te la mando. Ho trovato questo individuo qui. Mi dici che è un uomo, conferma sempre di più che gli asiatici sono praticamente di entrambi i sessi. Non importa come nascono, ma come li conci, possono diventare qualsiasi cosa. Ah, ok. No, perché ne ho viste di cose strane, quindi non mi sorprenderei, eh. Però, insomma. Ah, ok, questo è il nome intero. Andiamo a vedere. Comunque, che stai giocando? Ecco, stavolta forse l'abbiamo trovato. Ah, che bello, vedo un Fortnite.
Ah, è uno dei tizi mascherati. Ho notato che ultimamente stanno aumentando gli streamer mascherati. Ha iniziato Eymarin e poi l'hanno seguita tutti gli altri. Dovrebbero fare una crew, dovrebbero fare. Le live degli uomini mascherati. Sì, e qual è il motivo? Escluso il virus perché stando in casa non credo che serva avere la maschera. Ah, quindi è uno conosciuto che non vuole farsi riconoscere. Vabbè, ma boh, la trovo una cosa un po' strana, eh. La trovo una cosa un po' strana perché ci sono personaggi anche noti che fanno live. Guarda Valentina Nappi, Sasha Grey, cose così, cioè, dov'è il problema? Ha paura che se scoprono che è un giocatore lo prendono per il culo? E allora se ti vergogni delle cose che ti piacciono, cioè, sei un po' triste, capito? Tu devi fare quello che ti pare, chi se ne frega. Non devi stare a pensare a giudizi e cose varie, non stai facendo niente di male, stai giocando, eh. Mica ti stai sbattendo una capra. E c'è gente che lo fa e non si vergogna. Allora, questa l'abbiamo fatta. Vediamo qual è la prossima. Questa qua. Diciamo che prevalentemente, mo, a parte i giochi mobile, gioco anche su PlayStation 4 e su PC, però titoli più che ne so con trama o cooperativi. E Warface, se non sbaglio, era lo sparatutto, no? Il free to play sparatutto. Perché all'epoca conoscevo gente che ci giocava parecchio. I primi tempi che era uscito. Switch? Ma è uno sparatutto? Perché se è quello vuol dire che ha approdato anche su Switch, perché all'inizio stava su Steam. Eh sì, è quello. Ah, quindi l'hanno messo anche su Switch. Io la Switch ce l'ho, però non posso fare live da lì perché non ho il commutatore per poterle fare, capito? Purtroppo lì non ci sono servizi per le live, quindi. E di comprarmi quell'affare non c'ho voglia, perché faccio live tanto per. Spendo 100 euro per cosa? Chi se ne frega. No, comunque dicevo, io prevalentemente mi piace fare live di giochi con una trama, quindi single player. O al massimo cooperativi, ma robe PvP, Fortnite o MOBA non mi interessano minimamente. Come costa 30 euro? Ma io il Warface che conoscevo su Steam era un free to play. Ora non so se è uscito un altro gioco con lo stesso nome. Cioè, ora vado su Steam e lo scrivo. Vediamo. Warface. Eh no, è free to play Warface. Avevo ragione, eccolo qua. Costa 30 euro. Ma cosa costa 30 euro? Io cavo per fare il live. Ma guarda, io ho visto i prezzi proprio dell'affare, ma non mi ricordo manco il nome, come si chiama. Comunque costa un centinaio. Poi non so se per la Switch c'è un modello a parte che costa solo 30. Questo non lo so. Io considero uno sia che funziona su Switch, PlayStation 4, capito? Un multifunzione, quello intendo. Vabbè, non sono stato ad aggiornarmi, quindi non so i cali di prezzi che hanno avuto.
Poi dipende anche dalla qualità, stiamo calmi, dipende anche dalla qualità. Magari ce n'è uno a 30 euro, però è di fascia bassa, capito? Io solitamente sono uno che se prende una cosa la deve prendere bene. E quelli che ho visto di un certo livello erano sui 100 euro, capito? Però ripeto, chi se ne frega, cioè non muoio se non faccio live su Switch. Tanto non gioco tantissimi titoli, ne ho pochissimi, quindi come detto sono più da PC e PS4. E poi appunto... Quando ne trovo uno decente anche mobile. Sia Switch e PC. Eh sì, però bisogna vedere la qualità, ti ho detto. Pokémon, quando sarà me lo prenderò. Pokémon Spada. Magari quando costerà un cavolo. Tanto non è che c'ho fretta, non sono un chissà che fan di Pokémon. Cioè, nella mia vita ne ho giocato uno che era Rosso Fuoco. Poi vabbè, ho giocato un pochino Pokémon Stadium. E basta, credo. Sì, questi. Anche perché quelli li ho giocati a volte a casa di altri, ma non avendo mai avuto console portatili della Nintendo, tranne il primo Game Boy, non ho potuto giocare agli altri. Pokémon Home è un free to play su Switch? Come è possibile accedere? Ah, ma devo ricaricarmi. Me lo dici così. Oh, ce la fai. Home è gratis, per ora installare non ti costa niente. Ma guarda, io non lo so perché io ho giocato a tanti free to play nella mia vita, però sono arrivato al punto che ho una considerazione un po' bassa dei free to play, capito? Ogni tanto ne gioco qualcuno, questo stesso di Nanatsu è un free to play. Però non sempre escono robe decenti. Diciamo che riguardo Pokémon preferisco aspettare di farmi quello spada e amen. Tanto come ti ho detto non ho fretta, non sono un patito di Pokémon, non me ne frega proprio niente. Anzi, spada me lo faccio perché mi piace come l'hanno fatto, altrimenti non mi farei manco quello. Scusa, è la ripetizione, non la posso fare. Ah no, ma questa è una missione singola. Ok. Vai. Non sprecare questa opportunità. Vabbè, ma essendo gratis posso recuperarlo quando voglia, e non è un problema quello. Poi comunque ho un casino di giochi che ho comprato a cui giocare, quindi la prevalenza ce l'hanno quelli, capito? Se arriverò mai nella mia vita, e probabilmente non succederà mai, che mi sveglierò la mattina e non avrò niente a cui giocare, allora potrei considerarlo. Ma la vedo veramente difficile. Poi comunque se guardi sotto nelle mie descrizioni ho messo una cartella chiamata My Games List. Se ci clicchi lì puoi vedere la lista dei giochi che ho. Così ti fai anche un'idea delle cose che mi piacciono e a cui gioco. Cioè ti dico solo che sono un totale di 790 giochi e ne ho finiti 612, quindi prima di buttarmi in altri titoli che sono anche free to play. La vedo un po' complicata. Questo di Nanatsu appunto è stata proprio un'eccezione perché mi piace parecchio l'anime. Poi conoscevo la casa che l'hanno fatto, che sono molto bravi, quindi io ho voluto dare una possibilità. Altrimenti anche con i giochi mobile sto cercando di restringere un po' la cerchia perché già ne gioco un po', non voglio trovarmi a giocare solo giochi mobile. Che richiedono anche tempo questi giochi, eh. Non è che sono giochi così che ti fai qualche missione e chi si è visto si è visto, no? Devi stare lì a farmare, fare secondarie. Vabbè, pescare, avere fortuna. Ci devi chiudere parecchio come un animale, insomma. È solo per ora questo Pokémon Home? Ma dai, karma di me. Ma dal karma di me. Che vuol dire? Che vuol dire l'ultima frase? Perché non la capisco. Anche questa l'abbiamo fatta.
Tipo c'era Pokémon Master, che tutti me ne parlavano bene, quello uscito per mobile, ma boh, non c'avevo chissà che voglia di scaricarmelo. Cioè, quei pochi che gioco solitamente sono titoli che appunto decido di comprare e chi si è visto si è visto. Cioè, dopo Pokémon Spada è probabile che il prossimo Pokémon lo giocherò fra 6, 7, 8 anni, quando ne uscirà chissà quale molto più avanti, perché appunto non essendo un patito non mi interessa di stare a giocarli tutti. Cioè, per me è uno come un altro, cioè, sono uguali. Però quando vedo una certa evoluzione, allora ok, tipo fra Rosso Fuoco e Pokémon Spada direi che l'evoluzione c'è, visto che Rosso Fuoco era vecchio come il cucco. Non ti è piaciuto Pokémon Spada? Strano perché io ne ho sentito parlare veramente bene, cioè, ho conosciuto un sacco di gente che ci ha giocato e sono tutti molto soddisfatti, poi non so. Allora, questa l'ho fatta. Ok. Cosa che non ti è piaciuto di spada? O di scudo, alla fine sono due. A cagare intendo. Ma io ti ho detto, non mi ci sono manco avvicinato a quello, ma a parte se fa cagare è bellissimo, non mi sono avvicinato perché appunto riguardo Pokémon, quei pochi che gioco, preferisco giocarne qualcuno decente, capito? Non voglio buttarmi nell'ennesimo free to play eterno, capito? Poi un gioco di Pokémon dove devi stare anche nelle pescate, perché comunque è un gacha game, quindi devi stare a sperare di trovare quelli decenti. Io voglio il classico gioco di Pokémon dove cattura il Pokémon e cose così, cioè, non mi interessa giocarlo in una maniera diversa. Vediamo se ha perso qualcun altro, eh sì, direi proprio di sì. Comunque se ti capita, provalo questo gioco di Nanatsu che hanno fatto per cellulare, eh. Niente che ti devo dire. Un cristallo buono. Mi piace. Ok, solo due quindi. E andiamo a farle. Vai. Buono, dai. Poi sono anche generosi con i personaggi, tipo nella tier list ci sta un personaggio che è considerato uno dei più forti, un doppia S, e questo qui te lo regalano nella storia. Ed è abbastanza strana come cosa, però è così. Poi sono parecchi personaggi che pure se non sembrano chissà cosa, se li potenzi al massimo, sono allo stesso livello di personaggi che trovi nelle pescate, cioè è davvero generoso da questo punto di vista. Quindi se non sei fortunato li rimedi così. Tra l'altro ogni volta che peschi e metti da parte delle medaglie che poi puoi scambiare in un negozietto per ritirarti dei personaggi da pescata, capito? Cioè, è gestito veramente bene, non è per niente pay to win. Infatti ora sto mettendo da parte per fare delle pescate che anche se mi andranno male, metterò da parte delle medaglie e poi ritirerò l'SSR che mi interessa. E l'ho già fatto una volta con Re Artù che ho qui al centro. Questo qui l'ho preso appunto nel negozio delle medaglie.
Poi è tutto in italiano, cioè, voglio mettere. La maggior parte dei giochi che ho giocato per cellulare erano tutti in inglese. E se non uscivano qui in giapponese. È una cosa abbastanza rara, e ci sta, almeno uno si gusta di più secondarie, trama, tutto quello che insomma il gioco ha da offrire. Ti dico solo di non sottovalutarlo. Ma cosa? Cosa non devo sottovalutare? Qualcuno mi ha fatto Lost. Beh, chiunque. Anian Chan. Anian Chan, ti ringrazio per Lost. Sperando che non mi hai fatto un host per mandarmi un po' di trolloni. Ti ho ostato solo perché stai giocando a Grand Cross. Eh beh, è un bel gioco, ci sta. Poi l'anime mi piace un casino. Quando ho scoperto sto gioco sono impazzito. Cioè, come dicevo appunto a Ryu, io ho un casino di giochi a cui giocare, però questo gioco qua, che è un free to play per cellulare, mi sta veramente uccidendo, cioè. Cosa che sto facendo anche, fai bene, cioè, mai visto un gioco per cellulare tanto curato. Ti ha copiato il gioco? Beh, guarda, se la gente gioca le cose belle, io sono solo che contento, quindi chi se ne frega. E poi non ho mica il copyright. Beh, dai, almeno dopo giorni che sto giocando a questo, qualcuno ha notato che ci sto giocando. Stavo iniziando a pensare che il mondo non notasse questo gioco, che è comunque veramente una perla e merita veramente un casino. Allora, vediamo un po', va. Solo che io lo streamo tra una coda di LOL e l'altra. Ah, ho capito, ho capito. Beh, guarda, vedi tu. Cioè, secondo me, per come è fatto, ci sta a portarlo in live. Cioè, certe volte che ci gioco, mo, a parte che lo sto giocando su un tablet, però è fatto in una maniera così curata, fra filmati e tutto, che sembra quasi manco un gioco mobile, capito? Allora, vediamo un po', questo l'abbiamo fatto. La prossima è questa. Io tra l'altro potrei anche andare avanti con la storia principale, ma mi sto fossilizzando come un animale nelle secondarie, sia perché mi danno un sacco di pietre per pescare, ma sia perché comunque sono divertenti, quindi ci sta. Solo una volta questa, vediamo. Sì, solo una volta. Vai. Secondo me questo gioco è stato fatto dagli sviluppatori del manga. Guarda, ti dico, gli sviluppatori è la Netmarble. Che la Netmarble dovrebbe essere una casa coreana che ha già fatto altri titoli, fra cui un gioco che si chiama, mi pare, Seven Knights e Knights Chronicle, a cui giocavo io. E poi vabbè, hanno fatto anche King of Fighter, una versione però rivisitata d'avventura, perché sennò il gioco base è un picchiaduro. E questo è il loro ultimo lavoro. Io so che, avendo giocato altri titoli, conosco il loro potenziale. Pensate che stanno anche lavorando a un nuovo titolo, dopo di questo, sui personaggi della Marvel, d'avventura, GDR, fatto con Unity, mi pare. Cioè, ci danno veramente dentro la Netmarble. Infatti ogni volta che vedo un titolo fatto da loro, dico, cazzo, questo lo devo provare, perché so di cui sono capaci. Io sto ancora all'inizio, ma tu, Anya, hai già visto l'anime, no? Perché se no ti dico, è così curato che ti spoileri tutto se non hai mai visto l'anime. Ma penso che l'anime l'hai visto, altrimenti probabilmente nemmeno lo conosceresti questo gioco. Sì, no, ma poi proseguirò, ma è proprio un fatto mio. Io quando gioco ai GDR mi chiudo tantissimo nelle secondarie. L'ho fatto addirittura in The Witcher 3. E The Witcher 3 comunque sia, la storia era figa, però quando vedo le secondarie mi prendono. Però devono essere fatte bene, se sono secondarie così mi rompo abbastanza le balle a farle.
Che personaggi stai usando adesso, Ania? Il team, diciamo, di partenza. Io all'inizio sono partito con Ban, che come diceva Ryu è il mio personaggio preferito, Elisabeth e Meliodas. Diciamo, ho fatto un team abbastanza classico. Poi, man mano che ho trovato personaggi, mi sono studiato la tier list, ho messo su questo team qua che sta facendo il suo dovere. Ci sta la categoria per Grand Cross comunque. Sì, no, guarda, ti dico, ti spiego. Io metto sempre quattro chiacchiere qualsiasi cosa faccio. Più che altro perché più volte qui passa gente, non essendo nessuno, allora lo faccio per questo motivo, capito? Altrimenti altre volte ho messo il gioco a cui giocavo, ma era un po' una desolazione. Poi certo, se in futuro dovessi avere un seguito più ricco, allora lì sì, metterò la categoria per qualsiasi cosa, anche se sto giocando alle palle pelose di Ercole. Tanto per fare un esempio. Ok, questo l'abbiamo fatto. Comunque, se poi mi lasci il tuo codice, Anya e Ryu, mi aggiungo, così. Quando serve qualche personaggio ce lo possiamo scambiare. Tra l'altro fra poco dovrei riuscire a fare anche una multi, forse anche due, eh. Non pretendo di trovare niente di che, però uno ci prova. Male che vada, tutte medaglie che metto da parte per prendere un personaggio nuovo. Ah, tra l'altro vi lascio qui sotto la tier list, così vi fate un'idea dei personaggi che vanno di più e vanno di meno. Eccola qui. Questa è la tier list ufficiale di Grand Cross. E come stavo dicendo prima a Ryu, Anya, quando andrai avanti con la storia, precisamente quando arriverai al capitolo 3, ti regaleranno un doppia S, che sarebbe King. King Blue è considerato un doppia S nella tier list, quindi uno dei tre migliori personaggi del gioco. Sono sorpreso che lo regalano, però ok. Infatti nel team lo sto usando insieme a Jericho e Re Artù. È veramente un doppia S, ce lo sta dimostrando. Allora, comunque, da streamer a streamer ti conviene mettere la categoria dedicata perché sei reportabile in questo modo. Sto ora al capitolo 2. Sì, no, beh, la cosa del report lo so. Perché una volta mi avevano anche avvisato. Però, diciamo che al momento, finché non succede, me ne frego. Anche perché uno c'ha degli step, capito? Cioè, il primo ban non è quello finale. Quando succederà, allora agirò di conseguenza. Sono già più di un anno che faccio live randomiche, non mi è mai successo, quindi chi vivrà vedrà. Anzi, una volta mi hanno riportato per una cosa che non c'entrava nulla. Avevo delle immagini tranquillissime e mi hanno rotto le palle, però si è risolta subito. Sì, no, lo so, lo so. Diciamo che ho seguito altri streamer un po' più incasinati, quindi se io faccio questa cosa è perché me lo posso permettere, capito? Altrimenti non lo farei assolutamente. Poi faccio live abbastanza tranquille, quindi posso permettermi un ban. Ma rimango in live finché mi gira, io non ho orari. Non è che c'ho, la inizio a quest'ora, la finisco a quest'altro orario. Cioè, può anche essere che fra un secondo vi dico fanculo a tutti quanti e la chiudo, capito? Oppure duro, che ne so, fino alle 6, le 7. Le faccio tanto per le live, non ho degli scopi, capito? Poi se arriva un pazzo e mi dona 1000 euro, ok, grazie. Ma non sto a campare con le live. Dai, non avevo abbastanza memoria. Questo ciupa, eh. Sì, poi hanno fatto diversi aggiornamenti. Che poi la cosa buffa che vi voglio dire è che io lo sto giocando su un tablet che non fa schifo, è decente. Però quando provai a scaricarlo nello store, c'era il messaggio che mi diceva non puoi scaricarlo perché il tuo dispositivo non lo supporta. Però poi ho detto no. Tu non mi freghi così, non mi fai fesso così. Sono andato su altre fonti, l'ho recuperato e ci sto giocando lo stesso. E come vedete mi gira anche bene. Quindi poi vabbè, fra un po' di tempo mi devo fare un tablet nuovo abbastanza tosto, quindi però per adesso
vado così e quindi chi se ne frega. Questo fa capire, no? Che quando ti mettono quei divieti, no? Lo fanno apposta per poi obbligarti a passare a una generazione successiva, capito? Però io non è che mi sto a comprare il nuovo tablet per questo, lo sto comprando perché voglio un tablet che ha più memoria e ha una potenza di calcolo superiore, solo per quello. Perché se sto a pensare di farmelo per questo, no, il gioco mi funziona su questo. E chi si è visto si è visto. Ah, mi hai messo il codice, perfetto. Allora mo ti mando la richiesta. No, funziona con i codici. Sì. Un po' come il codice amico della Nintendo. Allora, quella missione la facciamo fra poco. Andiamo subito ad aggiungere Anya-chan. Vediamo un po'. Dov'era? Amici, eccolo qua. La manda a tutti. Beh, mandiamo a tutti la moneta, che sono contenti. Candyman, amico consigliato. Sì? Lo deciderò io se sarà consigliato o no. Abbiamo qualche richiesta? Come no? Dobbiamo essere tutti i miei amici qui. Allora, aggiungiamola. 146. 146. 79 40 64. Perfetto. Eccola qui. Meliodas. Aspetta, che Meliodas è quello? Ah no, beh, quello è quello base. Pensavo che avevi quello cazzuto. Quello cazzuto è quello verde. Mi sarebbe piaciuto trovarlo quello verde. Ok. Vabbè, il mio codice ve lo rimetto qui sotto. Allora, la coop non è il massimo perché praticamente quando giochi ti appare un avviso dove devi affrontare una specie di evento chiamato boss finale, no? E lì con un altro giocatore insieme al suo team lo fai fuori. Però è una cosa che avviene ogni tanto, così, rare volte, quindi penso che la fase cooperativa ci devono ancora lavorare bene. Per adesso c'è più la versione PvP. Allora, 786, 29, 33, 26. Sì, ok. Questo è il mio. E a parte che c'è scritto in basso a destra, comunque è Seven Deadly Sins Grand Cross. Scrivi direttamente Grand Cross, dovresti trovarlo nella ricerca. Magari scopri che non lo puoi giocare. Vabbè, nel caso gli dice così, ti dico come fotterli. Al massimo fai come ho fatto io. Tu, Ania, oltre di LOL, che altro porti in live? Non mi dire Fortnite, però, perché diventa traumatica la cosa. Allora. Deposito oggetti, mi sa che abbiamo della cacca da vendere. Ah, meno male, meno male. Ma ti dico, io prevalentemente gioco o robe di trama, quindi offline, o al massimo cooperativi, tipo Monster Hunter. Quindi robe PvP, fra MOBA e Fortnite non fanno molto per me. E i MOBA in passato li ho anche provati, tipo quando giocavo a LOL. Erano i primi tempi che era uscito, che non lo conosceva nessuno. Però non mi interessano. Cioè, ho provato anche Dota 2, ma non mi fanno impazzire. Diciamo che se devo giocare a un gioco PvP puro, preferisco, ne so, un picchiaduro alla Street Fighter, alla Tekken. O anche Dark Souls, Il PvP di Dark Souls mi piace parecchio. Allora. Porto principalmente LOL. Quando mi annoio, Monster Hunter, Overwatch, sì, ma principalmente LOL. Monster Hunter, ah. Se ce l'avevo su PC giocavamo insieme. Però l'ho presi su PS4 perché su PC ancora non esisteva. E siccome avevo fretta di giocarlo, perché è un genere che amo da morire, non ce l'ho fatta a resistere. Però appena posso, recupero Toukiden 2, che è un gioco sempre dello stesso genere di Monster Hunter, e lo prenderò su PC. Quindi, se ti dovesse interessare,
È bello Tokiden 2, te lo dico, eh. Molto molto bello. Se vuoi dai un'occhiata su internet e vedi di che si tratta. Anche perché è abbastanza di nicchia come titolo, però merita veramente un casino. È praticamente la copia di Monster Hunter, ma ambientato nel periodo dei samurai, dove devi affrontare giganteschi demoni. Sì, è quello il nome. Di Bleach giocavo il primo che era uscito su cellulare. Però ne hanno fatti così tanti che mi è bastato giocare il primo. Cioè, da quello che so, ne deve uscire un altro ancora. Cioè, stanno riempiendo il cellulare di giochi di Bleach. Che è allucinante, oh. Fatene uno e basta. Della Switch ho giocato, che mi sono piaciuti parecchio, quello di Fire Emblem Warriors e Astral Chain. Poi in futuro vedrò. Anche perché non ho una lista tanto grossa, cioè della Nintendo ho qualche esclusiva, ma per il resto. I Zelda sì. I Zelda sono molto belli. All'epoca giocai Twilight Princess e Skyward Sword. E quando avrò voglia devo ancora giocarmi Wind Waker. La versione chibi di Link. Quello deve essere davvero divertente. Majora's Mask non l'ho giocato perché, appunto, come dicevo prima, l'unica console che ho avuto portatile della Nintendo è stato il primo Game Boy. Quindi, a meno che non fanno qualche versione su Switch o cose così, mi è un po' complicato giocarlo. Perché se no ne ho sentito parlare molto bene di Majora's Mask. Anzi, anche Ocarina, eh. Anche Ocarina. Un bel restyle ci starebbe, secondo me. Nintendo 64 l'avevano fatto pure? Ah, non me lo ricordavo. Quindi è nato su 64 e poi l'hanno riportato. Ho capito. Vabbè, poi vedrò in futuro. Intanto quando sarà mi recupero Wind Waker, che ce l'ho da una vita da giocare. Perché comunque devo dire che gli Zelda sono abbastanza tosti, eh. Ma non proprio gli scontri, più che altro perché ti lasciano così, ti lasciano scoprire tutto quello che devi fare, capito? Uno critica i Dark Souls, ma prima dei Dark Souls c'erano gli Zelda. Ma non so come sono gli ultimi, perché gli ultimi non li ho ancora giocati, sono rimasto a quelli vecchi. Però quelli vecchi era così. Ti dovevi sbattere un po' la testa per capire dove andare. Sì, ma non lo uso granché Instagram, quindi. Cioè, se mi trovi puoi mettermi il segui, però. Sta lì tanto per. Ah, d'accordo. Ah, buonanotte, Ania. Quando vuoi ripassare, sei la benvenuta, anche perché noto che hai un gusto videoludico abbastanza interessante, quindi penso che avremo molto di cui parlare. Grazie comunque ancora per l'host. Ma guarda, di Nanatsu ce n'è solo uno, quindi. Se tu vedi i personaggi di Nanatsu, è quello. Ok, tra poco potremo finalmente fare la multi. Due uguali? Beh, scusa, ti basta vedere quello con più stelle e più scaricato, eh? Se guardi quello con più stelle e più scaricato, capisci qual è. Abbastanza semplice. Lo mettono apposta per darti una mano in queste situazioni. Allora, torniamo a noi. Bla 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 bla.
Quanto parlate, oh. Tutte ste chiacchiere. Ovviamente sarebbe anche difficile sentire. Parla col sindaco. Andiamo dal sindaco. È lontano il sindaco, eh. Dove è andato a nascondersi questo maiale? Ma si sta sempre lì. Ah no, ma sono tornato a Vania, che era la prima città. Ah, ma quindi loro due sono amichetti. Che carini. Ti dice che il tuo dispositivo non può andare, vero? Perché se ti dice quello, forse si può risolvere. Ok, allora adesso non te lo confermo perché dipende anche dalla potenza di calcolo del tuo dispositivo, però ci proviamo perché io ho risolto così. Aspetta un attimo, me lo dimentico sempre come si chiama. Ah, è così che si scrive. Vediamo se me lo apri. Ok. Allora, vai qui. O comunque cercati questo tramite il tuo dispositivo. QAP si chiama. Con QAP non dovresti aver problemi. Io ho risolto così. Mi faceva la stessa cosa tua. Scaricato QAP, che è uno store. E lì lo cerchi e te lo scarichi. Mi raccomando la versione global, perché c'è anche la versione coreana. Ragazzi, me ne manca uno di cristallo. Me lo date quello che mi manca? Ah, me lo dà questa missione, perfetto. Bene, ragazzi, eh. Allora, appena finiamo queste missioni, potremo fare due multi. Vediamo che succede. Vediamo se mi daranno qualcosa di interessante o tanta cacca fumante. Come ho già detto, non pretendo nulla, però se decidete di darmi qualcosa. Mi piacerebbe molto trovare il nuovo ban, perché il nuovo ban è anche lui un double S, quindi lo potrei mettere nel team e divertirmi parecchio. Quante volte la devo fare questa perché mi è sfuggito? 4 volte, ok. E che 4 sia. Vai. Dimmi se risolvi con QAP, se non risolvi così, mi dispiace dirtelo, ma non ci potrei giocare. Almeno non ci potrei giocare su un dispositivo. Potresti giocarci se hai un PC discreto sul PC con un emulatore, che emula Android. Ce ne sono tantissimi. Quindi tu adesso prova così, poi male che vada, lo provi emulato. Tra l'altro, se lo provi emulato puoi giocarci anche in 16 noni, quindi lo vedi proprio bello disteso, capito? Senza le bande ai lati.
Allora, vediamo un po'. Ottantasettemila, però. Bel critico. Questo è il secondo tentativo, ok. Buongiorno a te. Anche se per me è ancora un buonanotte, visto che devo ancora andare a dormire. Però dai, c'è chi va a dormire e c'è chi si sveglia. Il ciclo della vita. Quanto ne manca? Sarà l'ultima, l'altro. Qual è questo? Vediamo. No, è il terzo ancora. Ma tutto tranquillo, diciamo che i personaggi sono abbastanza potenziati, quindi sono in delle fasi lisce. Cioè ora sto più che altro farmando delle pietre che utilizzerò per fare delle multi e vedere cosa esce fuori. Sai, quando uno non shoppa è così che deve fare. O shoppi o ti fai il sedere per rimediare le pietre per pescare. Siccome ho tanto da fare in questo gioco, sarebbe un po' stupido shoppare. Approfitto di tutto quello che di gratis posso avere.
Poi ho ancora la storia principale che avevo interrotto momentaneamente per le secondarie, quindi la roba da fare non mi manca. Vabbè, io in generale, in tutti i GDR, siano gratis o che li compri, tendo sempre a spolparmi parecchio le secondarie. Prima di tutto per i potenziamenti, in modo che poi la storia principale te la sbrani come niente. E poi vabbè, se sono anche fatte bene, perché no? Giochi anche tu a Grand Cross? Lo so, è che parecchia gente abituata con altre tipologie di giochi tende sempre a rushare, capito? E poi che succede? Succede che ti trovi in un punto dove un tizio ti shotta e dici, ma questo mi shotta, come mai? Eppure io schivo il colpo, lo attacco al momento giusto, gli faccio poco danno, perché? Perché questo è un GDR. E non puoi pretendere di rushare in un GDR così, capito? Cioè, i GDR di per sé, secondo me, una volta che ne hai giocati parecchio, diventano dei giochi che ti puoi gustare proprio completamente, cioè diventano un totale relax. Capito? Che ti metti lì tranquillo, fai le tue cose, piano piano cresci e la fatica quasi non la senti, capito? A parte se non trovi degli avversari molto particolari che ti mettono dei malus e cose varie, però se si tratta semplicemente di io ti faccio il danno della Madonna, tu subisci e muori, lì è un altro discorso, capito? Appunto, certo. Se non farmi è tutto inutile, cioè dal momento in cui decidi di giocare un GDR devi sapere che dovrai farmare, altrimenti non ti avvicini a questo genere di gioco, capito? Un po' anche come Monster Hunter, che Monster Hunter è un mio grande amore, no? Monster Hunter è la stessa cosa, Monster Hunter ti fa il mostro più volte, ti farmi i pezzi, ti crei la corazza, ti crei l'arma, le potenzi e poi quando sei pronto passi al mostro successivo, capito? Poi vabbè, io ho l'abitudine di collezionare un po' tutto in quel genere di gioco, quindi magari trovo un'arma che mi piace, me la colleziono, anche se non la utilizzerò, me la colleziono perché mi piace esteticamente, capito? E cose così, capito? Cioè la gente che ho visto diceva, Monster Hunter World è difficilissimo, eh. Sì, il DLC, l'espansione è un po' tosta, lo ammetto, eh. Io che ne ho giocati diversi ho avuto un po' di difficoltà, però si fa. Soprattutto se hai le mani, capito? Se hai le mani si fa. Poi non so, la gente con cosa è abituata. Sì, infatti. Questo era l'ultimo? Sì, ok, abbiamo completato. Abbiamo completato e ora torniamo alla base, sempre se non avevamo un'altra secondaria, vediamo. Allora, questa l'abbiamo fatta. Ah, non era solo questa, ok. Vediamo un po' se l'abbiamo completata così mi danno le altre 30 pietre, va. Tu comunque su Grand Cross dove sei arrivato? Mi pare che dovrei essere arrivato al quinto capitolo, poi mi sono fermato per spolpare tutte le secondarie dei capitoli precedenti. O al quarto o al quinto, sì. Allora.
senza parlare, Francisco, per lui lo sapevi. Fino all'ultimo capitolo. Ah, ok. Ora non so da quanto giochi, eh. Io gioco praticamente da qualche giorno dopo che hanno messo il titolo. Però appunto all'inizio ci sono andato un po' lento anche perché stavo facendo altro. Mentre questo periodo mi sto chiudendo parecchio nelle secondarie, anche per potenziare bene i protagonisti. Perché mai dovrebbe volerle, se ne importa. Ecco. Ma tu hai fatto anche tutte le secondarie delle varie città? Ho fatto tutte le secondarie. Ah, però. Ma tu questi dialoghi li hai visti o li hai skippati? Tanto per capire, perché comunque anche i dialoghi rallentano parecchio, eh. Io certe volte sarei quasi tentato, però per abitudine mia non skippo mai, capito? Cioè, anche se magari mi stanno dicendo una cosa inutile, però ho sempre quella curiosità di vedere cosa stanno dicendo, capito? Rare volte ho fatto lo skip. Ovviamente nelle secondarie, nella principale non mi permetterei mai di fare lo skip. E chi le prenderà per te? Ecco, stai per dire che l'avrei presa io per te. Stavo per dire, forse è una buona idea. Ah, vedo che sei sveglio. Sì, vabbè, la missione l'ho compiuta, non mi fare il pippone così, dai. Va bene, spero che tu ci riesca. Esatto, vai a farti fottere. Lo so, ma dovrei farlo anche io, è solo che è proprio una mia abitudine. Altrimenti ti comprendo. Ma le abbiamo finite? Sì, quindi adesso tu mi dai le pietre. Eh sì che mi dai le pietre, non fare il furbo. Eccola qua. Bene ragazzi, allora adesso abbiamo 60 pietre. Farò due multi. So per certo che probabilmente usciranno tutte cagate. Però, il nuovo ban è fantastico anche perché è un double S. Quindi trovarlo sarebbe il colpaccio. Però stiamo a vedere, dai. Male che vada, mi faccio le medaglie e poi mi devo prendere. Perché io sto mettendo da parte le medaglie per questo qua, quello che vedi in alto a destra. E lui si chiama Obzer. Ecco, sto mettendo da parte per lui. Quindi, se non dovessi trovare niente, è contento, capito? È comunque un S quello. Eccolo qua, ok, facciamo la prima multi e vediamo che succede. In questi giochi devi sempre partire prevenuto, nel senso non stare lì a dire mo lo trovo, no, se giochi, quello che succede, succede. Ormai ne ho giocati così tanti che mi sono abituato, cioè ormai non mi aspetto più niente. Allora, ogni volta che c'era il porco ero sempre sfigato. Ora vediamo se per una volta il porco mi porta fortuna. Non sarebbe male, però ho presentimento che questa multi non andrà granché bene. Ecco, già che è così il puntatore non promette niente di buono. No, questa mi sa che va male. No, questa va male. Ok, vabbè, skippiamo. Cosa abbiamo trovato? Ah, una nuova Elisabeth. Allora, vediamo quell'Elisabeth com'è messa. TRS. Cosa fa? Damage, attack on enemy. Vabbè, sì. Possiamo farne a meno di questa Elisabeth. Ok. Facciamo la prossima. Sì, no, comunque di rango S. Diciamo che mi mancava solo lei praticamente perché l'altra Elisabeth di rango S già ce l'avevo. Non ho la S. Ah, aspetta, la mando indietro, eh. Quindi qui potrebbe uscire un SSR. Non è detto che sia ban perché ne uscirà sicuramente un altro. Però mi pare che qui dovrebbe essere SSR. È dorato, quindi non è detto. Ora vediamo se il colpo va dall'altra parte. Ok, il colpo è andato dall'altra parte, quindi dovrebbe essere prismatico. Sì, è prismatico. Un prismatico. Ripeto, probabilmente non sarà ban, però stiamo a vedere. Ma basta che non è un SSR che già ho capito. Ecco, ho capito potenziarli, però.
Ma proprio per ultimo me lo devo far vedere il prismatico. Vediamo. Ecco, sapevo io, una copia. Vabbè, potenziamo Re Artù. Vabbè, ma lo sapevo, eh. Non è che mi aspettavo chissà cosa. Potenziamo Re Artù. Portiamo la skill a 1. Vediamo le monete dorate quante ne abbiamo. E che il rate è bassissimo, quindi non è che mi posso pretendere, eh. Cioè, quant'era il rate? 0,5. Vediamo. Sì, 0,5. Cioè, con un rate di 0,5 devi veramente buttarti come un animale, capito? Cioè, quelli normali hanno 0,21 per capirci. Madonna mia, imbarazzante. Ok, vediamo nel negozio quante ne ho di dorate adesso. 19, ok, quindi ne mancano 11. Vabbè. Tanto di secondarie ne devo fare ancora tante, quindi chi se ne frega. Allora, argentate ne ho 14. Vabbè, per adesso le lasciamo lì. Vabbè, comunque Artù è un personaggio che mi piace e ce l'ho nel team, quindi potenziargli la skill non mi fa schifo sicuramente. Qui cosa abbiamo? Vabbè. Simpatici punti amicizia. Allora, Arturo, eccoti qua. Mossa finale. Vai. Ok. Chi altro avevamo trovato per sbloccargli la mossa finale? Fammi vedere. Era questo? Era questo, però. No, per adesso non mi interessa potenziargliela. Ok. Aspetta, di lei? Di lei l'avevo trovata. Nuovo vestito? Ah, quello lì, sì. È bella questa cosa che i vestiti di altri personaggi, sempre dello stesso comunque, di altre tipologie, li puoi utilizzare un po' su tutti. Cioè un'Elizabeth di un tipo sblocca il vestito anche per le altre Elizabeth. Ma sì, dai, a questa gliela potenzio. C'è la UR potenziata al massimo, dai. Facciamo un'eccezione per lei, va? Comunque Kiba, se mi metti il tuo codice, ti aggiungo. Oppure ti metto direttamente il mio che l'avevo messo qui sopra. Fammelo recuperare. Eccolo qua. Tieni, questo qui è il mio codice, quindi se vuoi aggiungimi. Ok. Allora, le mission a posto. Allora, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo. Quegli equipaggiamenti per adesso no, perché è un po' tardino. Quindi direi di iniziare queste qui. Ci sta. Anzi, fammi vedere bene la world map. Allora. World map abbiamo fatto un po' tutto. Non ci sono percorsi. No, ok. Allora andiamo a fare l'altra secondaria, va? Mi hanno dato la richiesta? Ok, allora ti aggiungo. Ti accetto più che altro. Uff.
Stai fermo un attimo tu. Allora, amici. Ah, guarda che bel ban che hai. Rosso. Quello dovrebbe essere questo qui. Eh sì, che fa la mossa con Jericho. Classe A. Eh sì, non male. Diciamo che un ban più decente dell'SR mi piacerebbe trovarlo. Tipo l'SR l'ho trovato così tante volte che c'è la sua skill a livello massimo. Ok, dai, allora accettiamo. Senti, ma che tu sappia, le gilde, no? Le hanno attivate? Perché ho visto che c'è una roba che penso che riguardi le gilde, però non so dove fare richiesta, quindi te lo chiedo a te, magari lo sai. Ecco, allora dove dovrei andare? O lo sblocco più avanti nella storia? Che può essere che lo devo ancora sbloccare, eh? Ah, ecco, immaginavo. Ok. Allora, obiettivi. Torniamo alle secondarie, va? Ne abbiamo qui 1, 2, 3, 4 per adesso. Ok, senti, ma che tu sappia la storia, no, che hanno messo finora copre l'arco narrativo completo della prima stagione, o la prima stagione devono ancora concluderla, tanto per farmi un'idea. Perché se mi dici dopo Edringsen inizio a pensare che il primo arco l'hanno concluso. Però è notevole questa cosa, eh. Cioè, un gioco uscito da poco che già la prima stagione c'è completa. Niente male, niente male. Molto interessante. Poi la prossima è questa. È bello che quando tu completi tutti i cuori, sblocchi delle missioni che, tra virgolette, dovrebbero essere toste, ma in realtà non lo sono se hai il team adatto, e ti sbloccano un set SSR, robe che al negozio comunque ti costano un casino di soldi, quindi ci sta comunque, premia il team che ti sei fatto, cioè ti fai un team tosto, puoi avere quelle robe gratis, se no devi pagare un sacco di soldi. Lo trovo abbastanza giusto nei confronti di chi si è chiuso a fare un team di un certo livello, sinceramente. Cioè, premia chi ci gioca parecchio, capito? E questo in un free to play è abbastanza raro, perché molte volte i free to play c'hanno sempre quell'handicap che troppo devi starci a giocare per avere qualcosa di decente. Invece questo ci sto giocando da 2 settimane e mi sento già abbastanza soddisfatto di quello che ho. Cioè, non mi lamento per niente. Ok, andiamo dal porco, va. Vuoi sempre gli avanzi tu, eh? Lurido maiale.
belle le missioni dove devi soltanto chiacchierare e le completi, cioè. E dovrebbero farle tutte così a sto punto. Allora, perché non si l'aria, bla bla bla. Puzza, sono io. Ti rimarcio in giro. Il naso sensibile, poverino. Qui da dove viene questo cuore? Viene da Luigi? Che poi da quando ci gioco la stamina non mi finisce mai, perché gli danno così tante pozioni per ricaricartela che è assurdo. Cioè non mi sono ancora, dopo settimane che sto giocando, non mi sono ancora trovato nella situazione che dico: oh, non posso più ricaricare la stamina, non posso più giocare. No, invece no, continuo a farlo. E anche questa è un'altra cosa abbastanza rara, perché in altri giochi dopo un po' ti attacchi. Sembra che strano, non sento niente. Questo è molto. E bravo bambino. Abbiamo accettate tutte? Ah, il bambino vuole ancora parlarmi. Che altro vuoi, bambino di merda? Sì, no, assolutamente. Ma penso, per come sono fatte queste missioni, ogni giro di secondarie complete, almeno due multi riesco a farle. Quindi se ci chiudiamo per bene, vedremo di fare altri tentativi in quella di Ban. Tra l'altro domani, cioè io dico domani ma sarebbe oggi, riceverò due ticket garantito in SSR, quindi vediamo cosa mi daranno. Spero qualcosa di nuovo e non due volte un doppione, perché sarebbe davvero triste. Cioè, ok, potenzio un personaggio, però più me ne danno di nuovi, più sono contento. Anche perché pure i personaggi che non hanno la skill chissà quanto potenziata, però se li livelli, gli metti l'equipaggiamento giusto, gli sblocchi più stelle, cioè anche con la mossa finale a 1, fanno un casino di danni. E lo sto notando con un sacco di personaggi. Allora, nel zoom il problema sarà risolto. Ok, via. Abbiamo accettate tutte? Perfetto. Possiamo cominciare. Tanto la giornaliera dello scontro finale sta sempre lì. Cioè, lo scontro finale si attiva ogni morte di papa. Io poi non è che ogni giorno posso stare a farmare per lo scontro finale, eh. Cazzo, faccio solo quello. Se spunta, bene. Se non spunta, amen. Sopravvivo. Quando sarà mi chiudo un po' di più nel PvP, va, che per adesso sto facendo solo la giornaliera. Ok, eccoci qua. Allora, questa l'abbiamo fatta. Dobbiamo fare tre volte questa qui. Vai. Uff. Poi ho visto anche nella versione coreana che è già uscito un evento che riguarda il film. Molto carino, molto curato. Infatti non vedo l'ora che arrivi anche da noi. E guarda, io per adesso guardo soltanto l'anime perché io ho, chiamiamolo difetto, ho provato in passato per altre cose mie a leggere le scan, no? Di altri prodotti, non per forza di Nanatsu. Ma non ce la faccio, capito? Quindi quando devo leggere una cosa deve essere proprio un manga cartaceo. Infatti non ho moltissimi manga, ma quei pochi che ho li ho comprati. Quindi riguardo Nanatsu mi butto direttamente sull'anime, capito? È una cosa mia, non mi prendono proprio le scan. Mentre se mi dai un manga, in meno di 10 minuti l'ho già finito. Sono un po' vecchia scuola, non ci posso fare niente. La carta mi attizza di più di uno schermo.
Mi rompe proprio le balle stare a leggere su schermo e ci ho provato un sacco di volte, non puoi capire. Delle volte proprio mi volevo autoconvincere di farlo, ma mi annoia proprio leggerli su schermo. Me ne hanno parlato in diversi che la terza stagione è così, eh. Mi hanno detto, oltre che non è niente di che come trama, anche che c'è stato un peggioramento dei disegni. Però questo lo reputerò quando la vedrò. Se è così mi dispiace, perché le prime due mi sono piaciute un casino, soprattutto la prima. Cioè, fra gli anime di nuova generazione, è uno di quelli che mi piace di più, insieme a My Hero e a One Punch Man. Quindi mi dispiace se poi ci sta un calo, capito? Comunque, vabbè, quando la concludono la terza stagione me la comincio. Anche perché non sono tipo da riuscire a a guardarmi una puntata a settimana, cioè ho sempre quella voglia di vedere la prossima, quindi solitamente aspetto che concludano una stagione e me la divoro. Tanto nel mentre che la completano ho altra roba da guardarmi, non ho problemi. Ho ancora una lista bella ricca. Questo anche in attesa del film di Demon Slayer, altro anime che mi è piaciuto un casino. E vediamo un po' come sarà il film quando esce. Demon Slayer ci starebbe un bel gioco, eh. O mobile, o magari un gioco serio, che lo compri su console e te lo giochi. Comunque è un prodotto che va molto, quindi farci una versione videoludica non farebbe tanto schifo. Ecco, tipo, se la Netmarble, che è la stessa che ha fatto Nanatsu, no? Quello a cui sto giocando adesso, dovesse fare anche Demon Slayer, è tanto di cappello. Cioè, tra quelli che fanno giochi sul cellulare, secondo me la Netmarble è la migliore, perché comunque sia non ti fa il classico gioco per cellulare castrato, capito? Ti fa un gioco che è al pari di un titolo che tu compri, ma in versione portatile e gratuita. E questa cosa è rarissima, eh. Cioè io ho giocato veramente diversi titoli su cellulare, ma una roba di questo livello mai vista. Soprattutto quando vedi i filmati ricreati con la computer grafica, cose che ti trovi in giochi che compri, capito? Cioè solitamente sui giochi per cellulare mettono sempre immagini ferme con le scritte sotto. E invece è bello rivedere proprio le scene rifatte dell'anime che comunque ti ha preso tanto, cioè riuscire a emozionarti giocando un gioco per cellulare. Scioccante come cosa. Assolutamente sì. Poi io già conoscevo la Netmarble perché avevo giocato altri titoli, quindi conoscevo il loro potenziale, ma questa volta si sono veramente superati. Ah, non mi sorprenderei se in futuro la Netmarble dovesse approdare anche nelle console casalinghe o comunque in titoli che compri, perché il potenziale ce l'hanno. Cioè, questo gioco, per come è fatto, poteva essere benissimo un gioco che tu compravi, eh. Cioè, se tu escludevi il fatto delle pescate, no? E della stamina, per il resto non ha nulla da invidiare a un classico GDR a turni. Ma proprio nulla. E dopo settimane che ci gioco sono ancora sorpreso di questa cosa. Cioè, ripeto, tutto in italiano. Tutto in fottutissimo italiano. Cioè, basta vedere Bandai Namco che ogni volta che fa uscire un gioco, sì, lo fa graficamente bello, fa dei bei gameplay, ma poi la storia, mezze cacate. In inglese, tipo quello dei Cavalieri dello Zodiaco, no? Io ne ho iniziato uno, di Bandai Namco, che sì, è figo da vedere, a turni, quello che ti pare, però tutto in inglese e la storia è una cacata riassunta alla cavolo di cane con immagini ferme, capito? La stessa cosa su Dragon Ball Legends, su Dokkan, che sono tutti altri titoli che gioco, e mi divertono pure, però nulla a che vedere con questo. Cioè tu giochi a quelli, dici, questi sono giochi per cellulare, giochi a questo,
Questo non è un gioco per cellulare. Poi vedi che c'è la pescata e la stamina e te lo ricordi che è un gioco per cellulare. Eh sì. Che poi stavo dicendo.